ci siamo quindi creati un'aspettativa su qual è l'andamento della funzione potenziale, energia potenziale elettrostatica al variare di Y, cioè l'altezza della terza carica rispetto al punto O. Vediamo adesso la parte matematica, si tratta di esprimere questo segmento di variabile in funzione di y. Infatti, di tutta questa espressione, l'unica quantità variabile è d, che può essere espresso in funzione di y guardando questo triangolo rettangolo, utilizzando il teorema di Pitagora. Infatti, d è l'ipotenusa, gli altri due cateti sono y e l mezzi. Perciò, d con il teorema di Pitagora è la radice quadrata del quadrato dei due cateti, la somma dei due quadrati. Possiamo, per esempio, raccogliere l quadrato e portarlo fuori della radice. Oppure possiamo fare il minimo comune multiplo, 4, e quindi otteniamo 4y al quadrato più l quadrato, poi il 4 lo portiamo fuori della radice diviso 2. E di nuovo magari portare fuori l, però non è questa, secondo me, la strada più semplice per studiare questa funzione. La funzione energia potenziale elettrostatica che potremmo scrivere in questa maniera, infatti raccogliamo a fattor comune K0 Q quadrato diviso L e quindi rimane 1, il primo termine, più questo 2 diviso D, cioè diviso per esempio questa espressione che ho ricopiato qua sotto. L è stato messo in evidenza qua davanti. Questa funzione non è semplice da studiare, quindi io preferisco utilizzare l'angolo alfa. Ed esprimere d non più in funzione di y attraverso il teorema di Pitagora, ma esprimere d in funzione di alfa. Conosciamo infatti il cateto adiacente all'angolo alfa che è l mezzi. Quindi il cateto adiacente si calcola prendendo l'ipotenusa d per il coseno di alfa. Dopodiché ricaviamo d con la formula inversa, quindi fa L diviso 2 e il coseno di alfa va qua sotto. È meglio quindi sostituire questa espressione di d dentro la formula, l'espressione dell'energia potenziale elettrostatica. Meglio questa espressione di D piuttosto che quella con il teorema di Pitagora. Cosa diventa quindi la funzione energia potenziale elettrostatica? Diventa questo primo termine più 2K0Q quadrato che si ricopia e dividere per D vuol dire moltiplicare per 2 coseno di alfa diviso L. A questo punto si raccoglie a fattor comune K0Q al quadrato diviso L e quello che rimane è questo termine 1 più 4 coseno di alfa. È molto più semplice studiare questa funzione come energia potenziale elettrostatica, questa funzione di alfa piuttosto che questa funzione di y. Infatti, questa funzione di alfa in pratica è il coseno di alfa. Il coseno di alfa ha questo andamento, lo dobbiamo moltiplicare per 4, quindi non oscilla più tra meno 1 e più 1, ma tra meno 4 e più 4. Lo dobbiamo sollevare di 1, quindi oscilla tra più 5 e meno 3. Tuttavia, la parte del dominio che serve a noi non è tutto l'angolo da 0 a 2π greco, ma soltanto l'angolo da 0 a 60 gradi, π greco terzi. Infatti abbiamo visto che questa carica si può spostare da un angolo minimo di 0 a un angolo massimo di π greco terzi, π greco terzi radianti. Allora la parte del grafico che ci interessa, del coseno del 4 coseno alfa più 1, non è tutto l'angolo 0,2π greco, ma soltanto l'intervallo 0π greco terzi, con il coseno di alfa che quindi varia tra un valore massimo pari a 1 e un valore minimo ottenuto proprio per l'angolo π greco terzi, che vale un mezzo. Perciò il 4 coseno di alfa varia tra 4 e 2 e il 4 coseno di alfa più 1 varia tra 5 e 3 perché è sollevato di 1, quindi 5 e 3, che poi vanno moltiplicati per questo fattore qua davanti. Quindi questa funzione energia potenziale elettrostatica varia fra un massimo di 5 volte questa quantità, 5K0 Q quadrato su L, e 3 volte questa quantità. Questo è l'intervallo di variazione dell'energia potenziale elettrostatica. Dunque, questo tratto di grafico sarebbe in pratica questo, nell'intervallo dell'angolo che va da 0 a π greco terzi. E vediamo che il grafico di questa funzione è esattamente come ce l'aspettavamo all'inizio. Ce lo aspettavamo infatti di questa forma, con un'energia potenziale
elettrostatica positiva, quando la terza carica sta in C, che poi questa energia potenziale elettrostatica aumenta man mano che la carica C si avvicina alle altre due, per diventare massima quando la terza carica sta a metà strada fra A e B. Quindi una funzione crescente intanto che la Y diminuisce, con il massimo in Y uguale a 0 e poi una funzione simmetrica, quindi una funzione pari, esattamente quello che poi ci è venuto fuori matematicamente. Abbiamo quindi risposto a entrambe le domande. L'energia potenziale elettrostatica del sistema quando la terza carica sta in C, e poi anche come cambia, cioè il grafico dell'andamento di questa energia potenziale elettrostatica del sistema, man mano che questa carica scende, invece che in funzione della distanza della carica dal segmento AB, l'abbiamo studiata al variare di questo angolo alfa tra 0 e 60 gradi, pi greco terzi radianti.